Ciao, benvenuto nel mio canale. Oggi facciamo una piccola pillola brevissima per farti sentire come può cambiare l'intonazione di uno strumento. Io ho preso questo Selmer Super Action 80 tenore che suono con un Lebile 7 Jazz e un Ancia Rico Jazz 3S e volevo farti sentire la differenza del prima e del dopo. Prima sentirai una certa intonazione soprattutto sul registro acuto, che evidentemente è fuori intonazione, e dopo, che l'ho portato dal tecnico Claudio Aureliano, che ha fatto come sempre miracoli, l'intonazione torna molto molto più accettabile e più nel range. Quindi andiamo a fare le nostre prove, via! Pronti per la prova prima della riparazione. Dopo la riparazione, stesso pochino, stesso ancio, stesso strumento. Ora so che molti di voi mi chiederanno cosa ha fatto, cosa non ha fatto. Non chiedetemelo perché non lo so, ognuno fa il suo lavoro, io insegno e suono, quindi non lo so. Io so che la seconda ottava era scandalosamente, dal sol in poi, in particolar modo scandalosamente crescente, e dopo l'intervento di Claudio Aureliano invece è tornata ad un'intonazione perfetta. E, è molto frustrante dover suonare uno strumento che schizza su di intonazione, perché ad un certo punto veramente non si sa più che cosa fare, devo essere sincera, viene un po' di preoccupazione. E affidatevi sempre a delle persone capaci, a delle persone che sanno fare il loro lavoro, e vedrete che vi sistemeranno tante cose che magari in altre mani non sarebbe stato possibile aggiustare. E ti do appuntamento alla prossima e continua a seguirmi. Se ti piace questo canale, iscriviti, lasciami un like, se non ti è piaciuto lascia un dislike, non c'è nessun problema. Ciao, alla prossima!